Cari amici, mi fa piacere portare un caloroso saluto alla capitale europea del volontariato, la nostra capitale. Il volontariato è un bene prezioso, un bene che dobbiamo proteggere e sostenere. Mai come in questo ultimo anno abbiamo capito l'importanza di questo nostro volontariato. Il volontariato è caratterizzato dalla gratuità e dal disinteresse e ci permette di vedere le cose in maniera nuova. Il futuro da costruire deve trovare proprio da questa gratuità un modo per promuovere le nuove relazioni che le nostre città hanno assoluto bisogno. Un anno difficile quello che abbiamo vissuto. Infatti in un lampo è cambiato tutto. Certezze, relazioni, sogni, ma anche appunto la nostra capacità di essere comunità. E poi in pochi giorni, e oggi, anche dopo un anno ancora morti, disperazione, solitudini, silenzi. Ma poi nella vita spesso accadono delle cose che ti fanno capire che è possibile qualcosa di diverso, che un'altra storia può essere scritta, che nel dolore e nel buio di questo drammatico anno è successo proprio questo. In tante città italiane ed europee è cresciuto un movimento inizialmente spontaneo, ma poi sempre di più organizzato, di donne e di uomini che liberamente si sono messe a disposizione della comunità. Persone che hanno trovato nel volontariato un innovativo modo per essere veramente adulti. E tutto questo sta contagiando le nostre terre. Dal dolore viene qualcosa di nuovo. Il mondo cercava un vaccino e nell'attesa di questo vaccino, che finalmente è arrivato, ha avuto un altro vaccino. La disperazione, fatto di silenzi, di sorrisi, di aiuti, di attenzioni e di nuovo di abbracci senza farli. Tutto questo volontariato ha dato speranza a quanti in questo anno doloroso si sono trovati in difficoltà, perché è un bene prezioso che deve crescere nelle nostre terre. E allora tutti insieme rimettiamo al mondo il mondo. E questo l'invito e l'augurio che vi faccio. A Berlino, magnifica capitale europea di questo volontariato, chiediamo di aiutarci a definire insieme un progetto di rilancio a livello europeo che veda uno sviluppo nuovo nella costruzione di un futuro basato sulla solidarietà, sull'inclusione e sulla giustizia. Volontariato costruttore di futuro per la nostra Europa, questo è il nuovo che dobbiamo ricercare.